anno, ragazzi miei, molto molto particolare per chi ama l'intrattenimento su smartphone. E proprio in questo video di oggi voglio svelarvi alcuni segretucci della compagnia che ormai avete visto tanto sul mio canale negli ultimi 5 anni. Sto parlando di Supercell. Ragazzi miei, Supercell ha appena deciso di investire 2.8 milioni di dollari per una startup neozelandese. Così tanti soldi. 2UP Games si chiama la nuova azienda, una nuova startup. Adesso vi spiego come è stata creata, perché è veramente interessante. Un'altra fetta di quello che è il mondo dei giochi mobile di Supercell, questa volta tra virgolette. Pensate, ragazzi, che solamente 6 mesi fa nasce questa nuova startup che si chiama 2UP Games, con i due cofondatori Tim e Joy, due uomini che hanno in mente una grande idea per il proprio gioco mobile. Un nuovo gioco mobile basato sulla cooperazione, ovvero unire le persone in un gioco, che siano amici, che siano familiari, ma il tema della co-op deve assolutamente esserci. Ma Tim e Joy ribadiscono ancora una volta che secondo loro non serve creare un gioco che non duri per tanto tempo. Si sono un po' stufati di vedere titoli che durano poco, e dunque se ne sono usciti con l'idea di creare un nuovo gioco che si basi proprio sulla cooperazione in tempo reale. Ma chiaramente servono i soldini, ma è grazie alla loro esperienza passata da videogiocatori ma anche sviluppatori di giochi che sono riusciti a trovare, con tante ricerche, la migliore azienda per trovare l'investimento. In poche parole, è proprio Supercell a dare i fondi per questa startup. Ho sbirciato i loro due profili su LinkedIn e devo dire che hanno davvero tanta esperienza, quindi non mi sorprende che siano riusciti ad arrivare ad un'azienda di questo livello, che si possa insomma fidare di loro. Pensate che Tim è un ex sviluppatore per una grossissima azienda internazionale, ma veramente grossa, di giochi in realtà aumentata, e Joy, l'altro collega, è invece un ex dipendente di Space Ape Games, la compagnia di giochi mobile che Supercell ha acquisito più di un anno fa. Space Ape Games è conosciuta per aver rilasciato uno dei giochi più di successo di questa azienda, chiamato Samurai Siege, che sicuramente ci avrete giocato tanto tempo fa. E sempre Space Ape sta attualmente lavorando a quello che è il nuovo gioco in compagnia di Supercell basato sull'universo di Boom Beach, ovvero Boom Beach Frontlines, che sto trattando sul secondo canale che trovate qua sotto in descrizione. Quindi possiamo dirlo, sono due ex sviluppatori con i controcoglioni. L'annuncio arriva quindi da Jacko Arlas, un membro di Supercell che si occupa insomma delle relazioni con gli sviluppatori di questa compagnia, che ha accettato di finanziare questa startup dandogli 2.8 milioni di dollari. E da qui Tim e Joy hanno iniziato la ricerca di dipendenti da inserire in azienda, con questo primo investimento che sicuramente basterà per poter creare nei prossimi mesi, nel 2021, un gioco, ragazzi, fatto come si deve, in tempo reale e in co-op. L'idea di questa nuova azienda, di questa idea di gioco in co-op in real time, nasce in realtà da quando erano piccolini. Infatti i due cofondatori ci ricordano i tempi in cui giocavano a Silkworm, un gioco degli anni 80, e l'altro invece ai giochini punta e clicca. Quindi diciamo che si sono un po' ritrovati a riportare tutte queste loro idee da piccolini in un nuovo gioco che stanno insomma per sviluppare, mantenendo chiaramente l'idea di cooperazione. Quindi possiamo dirlo, Supercell si sta muovendo già per il 2021, e questo in realtà non riguarda neanche il nuovo gioco che si spera di vedere con l'anno nuovo di Supercell, perché parliamo di un gioco di 2UP Games grazie a Supercell. Ma chiaramente tutti i dettagli li vedremo con il tempo, quando ci sarà qualcosa di un po' più concreto su quello che è il gioco e tutto quanto. Sicuramente vedremo lo zampino di Supercell, senza ombra di dubbio, così come anche con Space Ape Games, quel nuovo gioco Boom Beach Frontlines che prende gli IP di Supercell. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, vediamo questo 2021 quindi che cosa ci riserva. Mi aspetto un sacco di sorprese nel mondo dell'intrattenimento su smartphone e tablet. Noi ci vediamo stasera in live streaming, sapete dove, mi trovate come Dragon Ufficiale, in cui parleremo ancora di questo argomento ma anche di tanto altro. Ci vediamo al prossimo video.